le persone vengono a noi, ci chiedono eventualmente anche di migliorare, di fare un secondo step, ci stiamo studiando con Mauro la possibilità di creare un secondo livello, chiamiamolo più specializzato in qualche maniera, perché sicuramente c'è una richiesta in questo senso. E comunque vedo, noi siamo la settimana scorsa, questo fine settimana abbiamo organizzato una manifestazione a Roma sulla Birra Artigiana, lo Spring Beer Festival, abbiamo fatto una scelta che è stata quella di non fare il pagamento d'entrata e sono venute tantissime persone, la Birra Artigiana non l'avevano mai bevuta, ci hanno cominciato a chiedere una chiara, una rossa, una amara, eccetera, e lì a spiegarli, però sono tornati, hanno detto io non l'avevo mai vista una cosa del genere, adesso da domani andrò in un locale e chiederò una birra. Questo cosa comporta? Comporta sicuramente da parte delle persone di avere una conoscenza maggiore, ma una maggiore responsabilità da parte dei birrai, dei publican e dei distributori, che devono migliorare sicuramente la cultura e la qualità delle birre che il loro possesso. Allora, siccome abbiamo fatto aspettare un po', signor Scibilia, osteria e io ci sono stato a cena un paio di volte, al meno, per cui garantisco. No, grazie. Però ha anche un ruolo istituzionale. Certo, sì. Sì, sono Matteo Scibilia, sono un ristoratore di Monza e Brianza, sono un docente nel CAPA di Milano. 25 anni fa sono stato il primo venditore di uno champagne in Italia, la Vita Cuzziolo, il Duval de Roi. Questo per dire che nel tempo le cose possono anche cambiare, perché adesso lo distribuite voi, no? Venivo lì con Boris Carduleri alle prime armi della Longina Cardinal, no? No, io voglio dire questo. Io sono in Monza e Brianza e a mezzo, 15 anni fa, ha aperto il primo cinema multisala, l'Arcadia, in Italia. Oggi abbiamo un cinema multisala in ogni quartiere in Italia, con il risultato che non nessuno lavora più. Il nostro è un paese strano, dove comunque il cibo, il food, la birra sembra un mestiere facile, tenendo conto anche delle vostre esperienze, in realtà molti si avvicinano, e anche a Ornago, dove sono io, in provincia di Monza e Brianza, un paesino di 1.200 abitanti, ieri hanno inaugurato, cioè domenica, il birrificio artigianale, erotica si chiama, no? Perché naturalmente, no? Allora, ragazzi, io faccio questo mestiere da 35 anni, da 20 faccio un cuoco ristoratore, nel senso che sono entrato in cucina. Il risultato, noi siamo qui in uno stand abbastanza grande che si chiama Sol Agrifood, dove l'olio da tempo in questo stand è l'elemento principale. Sapete cosa sta succedendo? Che la gente non consuma più l'olio artigianale, perché stiamo mitizzando troppo i nostri settori. La gente non ci capisce più una mazza, perché quando io metto in carta e ce ne ho 5 o 6 di birre artigianali, una rossa, quella cruda e quella di... io ho anche una birra di riso che fanno dalle parti del Piemonte, fantastica, però la gente dice: che è sta birra di riso? Il riso per me è il risotto. Allora, quello che voglio dire, l'olio, di cui io sono un esperto, sta perdendo mercato in Italia. L'olio degli artigiani, di quelli che stanno qui intorno, non si vende più, perché costa troppo e perché l'abbiamo talmente mitizzato che la massaia, mia mamma, compra l'olio Monini al supermercato, che è già buono. Perché cosa gli vado a raccontare? I polifenoli, gli alchilesteri. Ragazzi, se è vero come è vero che la ristorazione, e io parlo con un pizzico di competenza, dobbiamo attrarre i clienti semplificando sto benedetto menù, perché oggi la gente vuole mangiare di meno, vuole mangiare più semplice, vuole mangiare un piatto leggibile sul menù, cioè la proposta deve essere di una cosa che il cliente deve capire immediatamente. Se ti vendo la pasta al pomodoro, deve essere una buonissima pasta, magari artigianale, al pomodoro, fatto con un pomodoro buono, con un filo d'olio di grana padano buono. Non devo scrivere 35 cose. E allora, laddove io ho le carte, i vini, ragazzi, cioè, c'è poco da fare. È in crisi? Stanno in piedi solo perché vendono qualcosa all'estero i nostri, perché il mercato interno è finito, vero? Cioè, è vero che abbiamo bisogno di distributore, ma questo sarebbe un altro problema. Da Cuzziolo l'ho detto benissimo prima, lo conosco da troppo tempo, perché è vero, abbiamo bisogno di un servizio oggi.
Il ristoratore, con la legge 62, anche se in questi giorni sta per essere abrogata, anzi è stata abrogata perché la norma europea l'ha sovraalcanzata, però comunque al di là di questo non possiamo più comprare. Di cosa si sta parlando? Ho bisogno del grossista che mi dà un servizio, che mi dà le 6 bottiglie per tipo di vino, le 6 bottiglie di tipo di birra, i 3 kg di grana padano grattugiato, i 5 kg di riso, ma non posso più comprare, le devo pagare dopo 30 giorni. Il mondo è cambiato. Allora, a voi produttori artigianali di birra, chiudo dicendo soltanto questo, è un mercato eccezionale, eccellente. Io dicevo prima a lui, ho avuto la fortuna di avere di bere la sua birra a radicchio prima, fantastica, che in questi giorni mi sono arrivati dei campioni di una birra di Rimini, credo, a Marconi. Fantastica! Costa come il vino. E come faccio? In questo momento che la gente non vuole spendere, ha problemi del palloncino, e mangia di meno, e mangia un piatto più mezzo antipasto, e non vuole spendere più di 30 euro. E questa è la realtà oggi. Oh, di cosa si sta parlando? Allora dobbiamo, per affrontare il mercato e per chiudere il mio intervento, dire soltanto questo. Il cliente oggi, anche quelli che qui girano, che vengono qui per mangiare e assaggiare gratis, perché questa è la verità delle fiere di questo genere ormai, perché bisogna dirlo, perché così la gente viene qui dentro per mangiare e bere gratis, poi viene fuori, non beve e non mangia gratis, deve pagare, e allora cambiano. Allora, è vero che qui stanno a pucciare il pane nell'olio extravergine di oliva eccezionale, però se tu mi dai ai ristoranti, cioè, che me frega a me? Compro l'olio delle aziende in televisione e costano 3,50 euro al litro. E noi sappiamo che a 3,50 euro al litro non ci può essere un olio italiano, buono. Perché il nostro olio vale di più, la manodopera costa di più, i nostri agricoltori a 3,50 euro vogliono rifarlo. Ma vale anche per la birra. Allora io, veramente, la birra artigianale è fantastica. Però già io, che sono uno che nel mio piccolo, in Monza e Brianza, le tengo già da tempo, faccio fatica a starci dietro. Non che ci capisco più una mazza, è quella rossa, la Weiser. Allora la gente dice, c'è una birra chiara? Il tedesco che viene da me a mangiare, e noi siamo in Brianza e ce ne sono, una birra. Vuole una birra. Allora voi dovete capire tutti che la birra, lo diceva prima lui, non me ne frega niente, perché... Heineken, lo vedete in televisione quanto spazio di pubblicità si prende, copre tutto il vecchio carosello, fa un film sulla birra che tu non capisci manco di cosa sta parlando, poi alla fine viene fuori il tappino della birra dall'orecchio. E allora o noi siamo capaci di andare dietro quel mondo lì e recuperare una specie, è come la Barilla, per fare un esempio, e poi vende la pasta di Camerino che è qui davanti, quindi non mi frega niente di dirlo. Quello fa la pubblicità con l'attore famoso e poi dopodiché c'è l'artigiano che vende i biscotti come se fosse il mulino bianco. Noi dobbiamo essere semplici, il mondo ci chiede semplicità in questo momento. Io faccio questo lavoro e da un mese circa ho inserito gli spaghetti alla carbonara, che è un piatto fantastico, e se lo fai bene la gente lo mangia. Lo devo vendere con che cosa? Con un vino buono, semplice, che non dia problemi di peso allo stomaco, che non costi tanto, perché la gente non è più disposta. Certo, sì, chiaro. Va bene, chiudo dicendo soltanto questo. Cerchiamo di non mitizzare troppo quello che stiamo dicendo. Cioè, quindi voglio dire, secondo me l'olio è l'esempio tipico. L'abbiamo talmente mitizzato che il risultato è che la gente compra l'olio normale al supermercato. No, sto generalizzando, certo, ma che, oh, ma i numeri sono quelli, eh. Poi ognuno può accontentarsi del suo business interessante, no? Per carità. Certo, però, lo so. Però da noi, dato che noi siamo a Milano e dicono che Milano è il faro dell'economia italiana, vi garantisco che gli artigiani stanno morendo tutti, quindi può darsi che ci sia un effetto onda che da Milano arrivi sul resto d'Italia. Ma perché? Perché stiamo comunicando una cosa difficile e la gente normale non lo capisce, se no poi i tre lupoli che in questi giorni in televisione c'è la vincono, eh? Io lo dico per voi, eh? E cioè, questo è quello il problema.
Perché, ascolta collega, amico, io in questi giorni sto acquistando una pasta di grano che a me costa 8 euro al chilo. Sapete cosa sono 8 euro al chilo? Tanto. Io ci provo, anzi lo faccio, è un po' come voi con la birra. Non me ne frega niente che niente lo capisco, non lo capisco. Io sono convinto di dare al mio cliente l'eccellenza del grano. Bravo. Allora io non me ne frega niente se quello non lo capisce. Certo che la mia pasta costa 2 euro in più rispetto a un piatto normale in un'altra trattoria. Quindi io lo faccio, io sono convinto di questo e morirò facendo questo. Però si parla di grano, facile, sì, senatore Cappelli, Tangarog, eccetera, eccetera, tutto quello che volete. La birra, il vostro mondo è un pochino più complicato, più articolato, più difficile. Non si sente. Se mangiano bene. Convinto dalla mia esperienza di una cosa, le persone che lei dice vogliono la birra, non vogliono tanti arzigogoli, tante cose, io sono d'accordo, non bisogna mitizzare le cose troppo, anche perché sempre stiamo parlando di prodotti sommato semplici, però il discorso sta, cioè se io invito chiunque a bere per un periodo birra artigianale fatta bene da esperti, da gente che ormai la fa da anni, e poi ritornare a bere magari il prodotto industriale. Ma certo, non ce la fa. Quindi, cos'è? Anche se è uno che non ha cultura, non sa che cos'è la differenza tra una triple e una pils, no? Non ce la fa, perché si rende conto di essere di fronte a un prodotto di qualità. Un problema di cultura, certo. E di bontà anche. Sì. Lei la pasta, la sua pasta, io se assaggio la sua pasta, torno di nuovo, anche se lei non mi dice che pasta è, io torno perché l'ho mangiata buona. E questo è, deve essere quello che muove la prima cosa. Cioè non bisogna stare lì troppo. Chiaro che se il mio cliente mi chiede, ma senti, ma questa birra da dove arriva? Io gli posso anche raccontare che lui c'ha la sciarpa. Gli piace, va in giro con la sciarpa, poi il birraio, le risate quando andiamo all'Oktoberfest, quando andiamo in giro. Bravo. Stronzate, però me l'ha chiesto. Me l'ha chiesto, io gli dico che conosco il birraio, che conosco il territorio, che bello il birrificio, tante puttanate, tra virgolette, no? Che poi non lo sono, non lo so, comunque la storia, no? Il discorso è che alla fine questo qui spende, ma vuole mangiare e bere bene. Vuole mangiare e bere bene. E i posti dove si mangia e si beve bene in Italia ce ne sono, ma non tantissimi, ce ne sono.